Abbiamo preso 16 casse di pere, 13 polle e 8 casse di kiwi. 24 pere, 6 mele, 4 cipolle. Dobbiamo prendere 6 mele, 24 pere, 6 cipolle. Questi prodotti sono per una distribuzione gratuita per le mense e le Caritas di Roma. È tutta produzione in eccesso che viene acquistata dalla Comunità Europea, in questo caso l'ente pagatore è la Regione Emilia-Romagna. Tutti questi ragazzi sono tutti volontari, o qui della casa di accoglienza Lodovico Pavoni di Padre Claudio, oppure sono i volontari delle altre associazioni, delle Caritas, e ci vengono ad aiutare per scaricare i mezzi, i camion che arrivano dall'Emilia Romagna. Allora madre, 22, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 4, 12, fino alla terza media sono arrivati. Le associazioni quando vengono qui la mattina già hanno i loro prodotti assegnati. Noi siamo dalla parrocchia di San Giustino, qui all'Alessandrina. Qui ritiriamo la frutta da distribuire alle famiglie bisognose della parrocchia o del quartiere. Veniamo a prendere la frutta da circa un anno. Le la diamo alle persone bisognose che vengono da noi a prendere già il pacco alimentare. Io sono della Rosmarina, al villaggio Breda. Da 112 ai 120 ospiti al giorno abbiamo. Li cuciniamo noi un primo, un secondo, un contorno, una frutta in questo caso che... quando ce l'abbiamo, che è un dono di Dio, veramente. Noi siamo della parrocchia Cottolengo, San Giuseppe Cottolengo al quartiere Aurelio. Abbiamo una mensa, cerchiamo di recuperare della frutta e della verdura quando capita. Queste cose che noi recuperiamo riusciamo a portarle alla stazione Tuscolana cucinando della pasta, portando quindi un piatto caldo. Abbiamo questa mensa dove questa frutta verrà distribuita giorno per giorno. Oggi la Casa Famiglia Pavoni sono partite una ventina di tonnellate di frutta a beneficio di 60 associazioni di Roma e Lazio che cercano di dare un po' di speranza ai poveri e a quelli che hanno più bisogno. È una realtà questa che è partita quasi un anno fa. La cosa più importante di tutto questo movimento è l'incontro tra di noi. Vedere che non sei solo in questo obiettivo per gli altri, ma siamo in tanti e quindi la carica più grossa non è tanto caricare i pulmini, le macchine, ma caricarsi l'un con l'altro. Una carica che ti rimane minimo 15 giorni per la prossima carica che verrà.